in collaborazione con Rolex, Suzuki, Comitti, Not Only a Boat e Lifestyle, Nautica, La Rosa dei Venti, artigianato del Lago Maggiore, Beneteau, Zar Formenti, costruito in Italia, disegnato con passione. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con Sport Odor TV, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo, agli sport, all'aria aperta. Siamo venuti da tutto l'anno con vari format televisivi, estivi ed invernali, che parlano di mare e di montagna, sulle migliori TV private italiane e su diverse TV nazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportodor.tv. In questa puntata parliamo di motonautica. Siamo a Como per uno degli eventi più importanti della stagione 2016, campionato mondiale Endurance e poi la 100 miglia dell'Ario e italiano dei GT15, insomma tante gare in questo grande weekend qui nella bellissima Como. Rivediamo ancora uno dei simboli della città di Como, o meglio, tre simboli della città di Como, lo stadio di calcio Sinigaglia, il Como ha giocato anche in Serie A, avete visto sulla destra l'aeroclub di Como, da dove partono gli idrovolanti, il lago di Como è uno dei pochi posti in Italia dove appunto possono ammarare gli idrovolanti, e poi avete visto la sede dello Yacht Club di Como, organizzatore di questo grande evento di motonautica, 67esima edizione della mitica 100 miglia dell'Ario e poi Mondiale Endurance, campionato italiano GT15. Nella scorsa puntata, questa è la seconda puntata tutta dedicata a questo grande evento che chiude la stagione 2016 della motonautica, nella scorsa puntata abbiamo dato più spazio al Mondiale Endurance, tre prove, due gare al sabato e una gara la domenica in concomitanza con la 100 miglia, poi abbiamo accennato appunto della gara, la classica del lago di Como, la 100 miglia dell'Ario. Ora in questa puntata iniziamo parlando dei GT15, che sono queste imbarcazioni che vedete, sono diciamo imbarcazioni monocarena, motore fuori bordo, la lunghezza massima è di 3,10 m, peso minimo pilota imbarcazione 210 kg con la benzina tipica di tipo commerciale per autovetture ed è la classe promozionale giovanile di recente costituzione della federazione, riservata ai giovani piloti dai 14 ai 18 anni per avviarli poi a le classi superiori come può essere la Formula 4, infatti l'anno scorso già Alberto Comparato, che ha gareggiato in questa categoria, ha corso in F4, ha vinto il mondiale, e già nel 2017 si preannunciano altri piloti, fra cui appunto Massimiliano Testa, che vince il titolo italiano 2016, poi lo sentiremo nella nostra intervista di rito a fine gara, che appunto forse l'anno prossimo gareggerà. Ma dicevamo, dopo questo GT15, ampio spazio a quella che risulta una delle gare più belle, la 100 miglia dell'Ario. La scorsa settimana abbiamo fatto solo un piccolo accenno di questa gara, qualche appassionato ci ha sgridato, ma in effetti un weekend così ricco di eventi, così ricco di gare, merita ampio spazio, quindi non ce ne vogliono male gli appassionati. Non abbiamo voluto la scorsa settimana parlare poco della 100 miglia, ma abbiamo voluto dedicare una puntata speciale proprio a questo importante evento. Abbiamo iniziato con i giovani, che sono un po' il futuro della motonautica, li vedete impegnati, gara 1 e gara 2 divisi in due manche, manche A e manche B, perché appunto questi piloti erano tanti, più di 14, quindi le imbarcazioni che ha messo la federazione a disposizione non sono disponibili per tutti, quindi sono stati divisi in due manche, i migliori tempi hanno gareggiato nella manche A, gli altri hanno gareggiato nella manche B, e la classifica viene stilata appunto alla sommatoria dei punti, dei tempi ottenuti dalla manche A per dall'1 al 10, poi dall'11 in giù per la manche B.
B. Il percorso, avete visto, era un triangolo proprio davanti alla sede del Yacht Club di Como, la mitica Mila dell'Ario che si è fusa con il Circolo Verico di Como. Insomma, i due hanno dato vita a questa Yacht Club di Como già da qualche anno, che organizza tantissimi eventi, e a ottobre, come da 67 anni, organizza la mitica 100 miglia dell'Ario. Però quest'anno la federazione ha voluto premiare, diciamo, il lavoro degli appassionati comaschi organizzando il mondiale Endurance, che vi ricordo è stato vinto, sono 4 le gare al via, 3 vittorie spagnole, ma l'Italia ha vinto il titolo mondiale con Longo e Marani, e poi 2 medaglie di bronzo con Zandri e con il duo Cesati e Natascia Chiosi. Ma questo parleremo dell'Endurance nello spazio della 100 miglia. Torniamo ai giovani, come vedete sono 2 manche, gruppo A e gruppo B, 5 giri da percorrere, 7 minuti e 52 il tempo, 50 km orari di media, sommatoria dei punti, e la vittoria va a una ragazza, la bravissima, complimenti va a Daria Ferlito del Jack Club di Sicilia, allenata da Dario Garofalo, che con questo risultato chiude quarta nella classifica finale del campionato italiano 2016. Secondo è arrivato Michele Palumbo, che poi ha ottenuto la medaglia di bronzo nella classifica finale, perché il titolo italiano va per la terza volta consecutiva a un figlio d'arte, Massimiliano Testa, figlio di Diego Testa, grande protagonista dell'offshore, erede della grande tradizione partenopea della motonautica d'altura, dell'offshore, appunto, dei grandi nomi che hanno fatto grande la motonautica italiana negli anni scorsi. E Diego con il fratello Ettore corre ancora con grandi risultati nell'offshore, e il figlio Massimiliano ha buon sangue e non mente, perché ha vinto per la terza volta il titolo italiano in questa categoria. Secondo è arrivato Christian Spatola al Circolo Polisportiva Argo, medaglia di bronzo a un altro napoletano, Michele Lorenzo Palumbo, secondo in questa gara dietro la Ferlito, ma è arrivato terzo nel campionato italiano, anche lui portacolori dell'associazione Misenum, quarta appunto Daria Ferlito. Quindi complimenti alla federazione, complimenti ad Antonio Schiano che segue i giovani, complimenti a Dario Garofalo, che ha una scuola di motonautica a Catania, li ha portati qui a Como e ha fatto vedere appunto di che stoffa sono questi giovani piloti siciliani. Ferlito, Palumbo, Testa, Spatola, Picocco, Garofalo, Petroni, Martinelli, Capuano e Diego Ferlito. Questo è la classifica finale del campionato italiano, questa è la premiazione, fatta proprio la premiazione responsabile dei giovani Antonio Schiano, ai nostri microfoni il vincitore italiano 2016 Massimiliano Testa. Una gran bella stagione, ho vinto pure quest'anno il campionato nonostante questo secondo posto in questa gara di Como. Diciamo che mi sono controllato questa gara, non ho rischiato in alcune boe e quindi mi sono conservato il secondo posto. Speriamo tipo nell'anno prossimo di proseguire nella Formula 4 e poi vediamo appunto nella nuova stagione quello che succederà. Ringrazio a Nino Schiano, colui che mi ha fatto entrare nella GT15, e a tutta l'organizzazione della Federazione Italiana Motonautica. Cari amici telespettatori, ora c'è la pubblicità, ma non toccate il telecomando, perché lo spettacolo della motonautica qui da Como continua nella seconda parte di questa puntata. Parleremo sempre mondiale Endurance, 100 miglia dell'Ario e italiano GT15. A tra poco, dopo l'interruzione pubblicitaria. Non toccate il telecomando. Questo orologio ha visto momenti che svaniscono in un attimo e momenti che restano impressi per sempre. Ha visto le peggiori condizioni e le migliori prestazioni. Ma solo a posteriori ci si rende conto che proprio in quei momenti si stava scrivendo la storia della vela. Non segna solo l'ora, segna la storia.
Zanice, fatti di sport. Veneto. Sali in quota, avvicinati alle montagne del Trentino Occidentale con Funivie e Seggiovie. Fino a settembre le località dell'associazione Skirama Dolomiti ad Amello Brenta ti aspettano per scoprire gli itinerari più belli. Se acquisti adesso lo ski pass stagionale del prossimo inverno avrai libero accesso agli impianti di risalita tutta l'estate. Vivi con noi una stagione di emozioni. Info su skirama.it. Con Rolex, Suzuki, Comitti, Not Only a Boat e Lifestyle, Nautica, la rosa dei venti, artigianato del Lago Maggiore, Veneto, Zar Formenti, costruito in Italia, disegnato con passione.